Salve a tutti e benvenuti a Salt and Sanctuary. Per chi non conoscesse questo gioco, è un Souls-like in due dimensioni. È un'esclusiva PlayStation 4, quindi per chi volesse attualmente, non so se in futuro sarà disponibile per altre piattaforme, ma attualmente è solo per PS4. Ma non c'è molto da vedere lì. Direi che va bene così per adesso e iniziamo. Va bene, mal va isso. Ah. Oddio, no. Ah. Nah. Oddio, terribili. Ah, questo non è male. Brunetta. Acciaio scuro. Forte acciaio scuro. Ovviamente con la barba. Ok, colore degli occhi marrone, grigio. Oh, c'è rosso. Dai, mettiamo gli occhi rossi. Origine Ascaria. Oh, Liven. Cittadella. Cambia il colore della pelle. Jinderen o Jinderen. Landing Jonas. Castarok. Abbiamo un simbolo sulla fronte qui. Isole del dolore, ben, o proprio dolore Isle, ma sì, dolore Isle, dai. Che cos'è? Sfida nessuno. Stavo vedendo se tante volte. Classe cavaliere, mago. Diciamo che la traduzione lascia un po' a desiderare. È mezzo tradotto, mezzo no. Capo. Ah, è tipo il chief, è chef. O chierico. Ah, questo mi attira. Indigente. Cacciatore. Oh, fighissimo. Non so se andare. Andiamo con il cavaliere. Vorrei sapere che cosa sono quei segnalini a destra. Ma direi di andare con il classico cavaliere. Effetti. Frammenti rossi. Pietra mercenario. Idolo d'ambra. Scusa? Proviamo quest'anello? Purtroppo non so che cosa. Sfida nessuno. Oh. Oh, ma che scherziamo? Non lo so se quest'anello. Sono anche indeciso con questa pietra mercenaria. Vabbè, proviamo l'anello, dai. La traduzione lascia veramente così si rotola. Para. Ah, una mano a due mani. E così si salta.
Imbarcati nella notte. Oddio. Oh cavolo. Oh, gli ho staccato la testa. Qua non c'era niente qua sopra. C'è qualcuno là sopra? Beh, per adesso, tolto la traduzione, è veramente, veramente... Ah, questo è qua sotto. Carino. Stavo vedendo se... Apparentemente non c'è maniera di salire là sopra. Il unspeakable profondo. Oh, cavolo. Oh. Oh! Di onde di lavaggio. Allora, la domanda è, c'è maniera di togliere la traduzione? Perché... Diff sciopero. Apparentemente no. Ah, cavolo. Il unspeakable profondo. Ah, il predone. Molto carini i disegni. E anche lo stile di gioco sembra... Ok, unspeakable profondo. Ci ha ridotto molto male. Ah, a proposito, che cosa fa questo? Aumentare sale ottenuto dai nemici uccisi. Penso che il sale sia come le anime, gli echi del sangue. Ehi là! Ehi là! Un po' carnoso di relitti? Lavato a terra, vabbè, ok. Che cos'è un santuario senza fede? Richiedere per vostro credo. Si fa a mantenere i nuovi dei? Cioè, che do. Che. Cioè, io che cosa dovrei rispondere a questa domanda? Il re, il cavaliere e il giudice. Il re conferisce saggezza agli uomini che guidano. Il cavaliere protegge i guerrieri in combattimento. Il giudice guida coloro che mantengono l'ordine.
che mantenere l'ordine, scusate, ho letto giusto, invece dovevo leggere come è scritto. Sì. Di The Tree. Ecco uno dei candelabri dell'icona dei tre, icona 3 del vostro credo. I tre. Ok. Difendono l'integrità, la virtù e l'ordine. Chissà se... Sì. Ah. Vedo mai salvataggio. Sì, ho capito, ma gli uomini che annegano magari gli potevi anche dare una mano. Ma non credo proprio. Per keeping la follia a bada. Cos'è? Mentre blocca parare. Oh! Scudo spiccio. Rotolo. Santuario chiave. Ok. Candelabri dei tre. Passare loadouts. Cambiare la stance. Va bene. Elementi di commutazione. Ah, cambia gli oggetti. Uso elemento attrezzato. E quello c'era anche scritto sotto. Ah, ma rimangono... No, le ha tolte. Vista inventario, già l'avevamo visto. R1, rivendica santuario. Trova Sanctuary. Fare offerte? Nulla da offrire. Salire di livello? Hai bisogno di più sale. Albero di abilità? Classe 1 Berserker. Impugna classe 1 martelli e assi. Randelli, assi. Saggezza invecchiato. Pugna classe 1 shield. Rinnovato will. Cataplasma pouch. Acquisire una pozione curativa aggiuntiva. Aggiuntivo, scusate. Rimuove l'abilità. Due mani di classe 1 gran spade. Sono seriamente tentato la prossima volta. Ah! Di metterlo in lingua inglese. Io am ossessionante tu.
Ok. Red Shard Pouch of Salt. Che cosa fa la Red Shard? Red Flask. Red Shard. Una fiala di incandescente rosso. La medicina rammendo. Ok, questa cura. Perfetto. Red Flask, Red Shard. Questo simbolo significa che sono riempite al santuario? Credo. Qua sotto. Ah. Aspettavo. Oh. Là sopra c'è qualcosa. Pouch di salt. Questa porta la possiamo. Questi. No, eh. Festering banquet. Oh cavolo. Gli posso arrivare? No. Cavolo. Ah. Wow. Mi ha messo molto male. Che cos'è? Occhio di Rotten Walker. Oh. Chissà come facciamo ad arrivare dall'altra parte. Andiamo a vedere qua sopra. Oh cavolo. Annegato orecchio di Berserker. Questi continuano a comparire all'infinito. Wow. Oh cavolo. Torcia, lanciare dagger. Coltelli da lancio, ok. Mercante di pietre, bundle di salt. A parte che calcio leather. Ah, abbiamo aperto una scorciatoia. Ok, e credo di poter anche salire di livello. Ok.
Vediamo un po'. Albero di abilità, ma si sbloccano con delle specie di strane sfere. Di livello di 4. Che cosa vuol dire? Di 4. Chi è? Chi era? Saliamo di livello. Perla nera. Ah, che ci permette di comprare delle abilità. Perfetto. Una pozione curativa aggiuntiva, altrimenti forza fortificato. Forza fortificato. Qui abbiamo le pole arm. Le armi ad asta. Io quasi quasi andrei per una pozione aggiuntiva in più. Ah, però sta anche qua sopra. Classe 2 armatura pesante. Wow. Guardate che roba. Beh, io intanto prenderei la pozione aggiuntiva. Quindi se riposo me ne date 4. Perfetto. Va bene. E ci fermiamo qui per questo episodio di Salt and Sanctuary. La prossima volta vediamo di magari di metterlo in inglese. O non lo so, di continuare così in italiano anche per divertirsi un po'. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta con un altro episodio di Salt and Sanctuary. Ciao ciao!